Via con il secondo quarto, perché si è collegato in questo momento sul nostro canale della Twins Sebastiani. Ci stiamo trasmettendo l'ultima partita di campionato valevole per pool nazionale, seconda fase, Under 17 Eccellenza, Regione Marche, tra la Sacrata Basket e Porto Potentina, che in questo momento sta giocando in maglia bianca, contro l'Euro Basket Iesi, che sta giocando in maglia arancione. Proviamo al Palaprincipi di Porto Potenza Picena e il risultato è di 25 per la squadra locale contro i 18 della squadra ospite. Ancora la rimessa le maglie bianche alla Sagrata, il numero 8 Minnucci. Minnucci filo. Filo cerca di penetrare, ma decide di passare la palla a Cervellini. Ottima scelta. Cerca l'impossibile Minnucci, ma non ci riesce, c'è la squadra arancione in attacco. Numero 14 prova. Apolloni. Non c'è canestro per lui. E realizza altri due punti, ragazzi, del coach Saccoccia. Ottimo! Conquista la palla il numero 9 Sebastiani, che si porta sotto canestro. Purtroppo non realizza, ma ha fatto un'ottima azione. E subito il numero 4 Martellini Tommaso, classe 97, realizza due punti e subisce anche un fallo, quindi va alla lunetta un tiro per lui. Vi ricordiamo, per chi è mancati ieri al palazzetto dello sport di Via Ungheria a Porto Sant'Elpidio, dove l'Eco Esperienze Basket ha affrontato una grande squadra, la Palestrina, una bellissima partita da tutta rivedere per la categoria di NB Girone C, dove l'Eco Esperienze è riuscita a convincerla e quindi è passata ai playoff. Potete rivederla sul nostro canale YouTube della Twin Sebastiani, oppure collegandovi al sito www.twinsebastiani.it. potrete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina dedicata allo sport, cercandoci con Twin Sebastiani mi piace, su Twitter con Twin Sebastiani e su Google Plus sempre con Twin Sebastiani. Anche un altro avanzamento da parte della Serie D per la San Giorgese Basket 2000, che ha giocato sabato alle ore 21 alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio contro il Basket Macerata, e la bellissima, e quindi è riuscita a batterla. Per chi è mancati anche questa partita della San Giorgese, per chi è patiti o tifosi della Serie D San Giorgese 2000 Basket, potete lo stesso collegarvi sul nostro sito www.twinsebastiani.it oppure sul nostro canale YouTube cercandoci sempre con Twin Sebastiani. Minuto di sospensione è terminato, entrambe le squadre rientrano in campo. La rimessa è il numero 4 Angeletti, maglia bianca, Morresi cerca a Sebastiani, 24, Minnucci prova, non c'è canestro, assist D'Ambrosi per il numero 5
Makhenko, ma non, Makhenko non riesce a realizzare il canestro. In attacco subito i ragazzi in maglia bianca. Presenziare alla panchina della squadra locale, ottimo il canestro che è mancato per motivi, per una piccola distorsione in quest'ultima partita, Alessandro Nibaldi, che gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione, anzi di una rapidissima guarigione, anche perché penso che dovrà partecipare a vari tornei estivi, quindi si deve rimettere il più presto possibile. Cervellini Gianluca, numero 18, classe 98. Numero 24 Sebastiani Alessandro, Sebastiani Gianluca, classe 98. Cassini, numero 8 Minnucci, classe 98. Numero 4 Angeletti, classe 98. Numero 23 Morresi, classe 98. Numero 13 Sebastianelli, classe 97. Numero 10 Watt, classe 97. Numero 16 Espinosa, classe 98. Numero 4 Martellini, classe 97. Numero 11 Ambrosi, classe 97. Questo minuto ci informiamo che questi ragazzi del classe 97, sia della squadra ospite che della squadra Serata Basket, il prossimo anno non li troveremo nel nostro campionato. Quindi troveremo nel campionato dell'Under 17 Eccellenza ragazzi del 98 e il 99. Quindi da parte della squadra della Serata Basket il prossimo anno non avremo più Filo Marco, classe 97, Ricci Francesco Mattia, classe 97, Mariotti Giorgio, classe 97. Mentre per la squadra ospite in maglia arancione, prossimo anno non incontreremo nel campionato Martellini, classe 97, Makhenko, classe 97, Montanari, classe 97, Wuote, classe 97, Ambrosi Leonardo, classe 97, Checchetti, classe 97, Sebastianelli, classe 97, Mosca, classe 97. Questi ragazzi il prossimo anno non li incontreremo in questo campionato. Poi se avremo, se avremo tempo intervisteremo il coach Cagnazzo per sapere il futuro di questi ragazzi.
della squadra, nuova squadra classe 98, per che affronterà l'Under 17 Eccellenza. Presumiamo invece che per la Sacrata Basket la squadra del prossimo anno, anche con i ragazzi qui di Civitanova, rimarrà stabile, quindi sicuramente avremo qualcuno dei 99 che farà parte di questa squadra, ma per il resto dovrebbero rimanere tutti i ragazzi che ci sono in questo momento. Attenzione, c'è un cambio per la Sacrata, numero 11 Filo, esce numero 8 Minnucci. Quattro minuti e 30 secondi alla fine di questo secondo quarto qui al Palaprincipi, dove ancora la Sacrata sta tenendo testa ai ragazzi classe maggior parte 97 del Iesi, dove subito ci pensa il numero 13 Sebastianelli Matteo, capitano, a realizzare subito i punti e porta a meno 6 la sua squadra, 36 Sacrata Basket, 30 Iesi. Bastiani, 24, realizza due punti per lui. 8° lo stopper del numero 11 Filo. Prende il rimbalzo Cervellini, Morresi. Sebastiani prova e realizza un bellissimo canestro, 40, 10 punti di differenza con la squadra in maglia arancione. Altro conquista, numero 24, sta giocando molto bene Filo. Ottimo l'assist per Angeletti, che nel tiro non riesce neanche a prendere il cartellone, forse non ha tirato più in fretta. Ci sono dei cambi da parte del Iesi. Due cambi per loro. Sono entrati Mosca e Moretti. Alla rimessa il numero 15 Mosca. Ambrosi per Espinosa. Espinosa prova, fuori. Filo, numero 11, il canestro dice no purtroppo, ma subito ci pensa il suo compagno a realizzare due punti. E altro bellissimo canestro da parte del numero 6 di Espinosa, Soriano, classe 98, che sicuramente ritroveremo per altre partite contro la nostra squadra, contro la Sacrata Basket. Siamo a due minuti dalla fine di questo secondo quarto. Ottimo il tiro, bellissimo, da tre punti. Parte del numero 11 in maglia arancione, Ambrosi. 4 prova Angeletti, non troppo il canestro. Rigetta la palla ai ferri. Serie di attacchi da parte dei ragazzi del coach Cagnazzo e altri due punti realizzati. 37
a 44 per la squadra locale. Morresi prova a fare tutto da solo, non c'è canestro, ottimo il recupero di Filo. Sebastiani, partono con la rimessa i ragazzi Iesini. Numero 11 prova da 3 e realizza Ambrosi. 4 punti a 40 secondi dal termine, separano le due squadre. Sebastiani e realizza numero 24, Gianluca Sebastiani, altri 2 punti. Saranno le due ultime azioni, l'ultima azione sicuramente di questo secondo quarto. Non c'è intesa tra il numero 4 Martellini con il numero 18 Moretti, non si capiscono, chiedono minuto a 8 secondi dal termine. Chiamano in campo i ragazzi, 8 secondi al termine di questo secondo quarto, poi si va al riposo lungo. La rimessa è numero 4, l'ultima azione disponibile per maglia bianca. Sebastiani bloccato da due avversari, ma fa un ottimo passaggio al suo gemello che prova Filo e non c'è canestro, e si va a riposo lungo con 46 punti per la Sagrada Basket contro i 40 per Basket Iesi.